ringraziamo per la disponibilità. Un grazie enorme anche al Banco Azzuaglio e al suo direttore per la vicinanza mostrata alle nostre iniziative. Un saluto al sindaco Chiavassa e ai membri del Comune, alle forze dell'ordine in sala e a tutti voi. Ringraziamo i commercianti che hanno sostenuto i nostri progetti e approfittiamo dell'occasione per chiedere un applauso a tutta la sala per il presidente uscente dell'Associazione Commercianti Gianni Lamberti. Piacere farti compagnia in questa esperienza. Aggiungo i ringraziamenti alla sartoria di Ivana Revelli per gli splendidi abiti confezionati per la serata e alla confezioneria Enci per il trucco. Prima di iniziare con i cantanti, salutiamo calorosamente Emanuele e Sergio per la felice collaborazione nell'edizione precedente. Nel vivo della serata. Spieghiamo brevemente cosa succederà tra poco. 18 cantanti si presenteranno con dei brani della tradizione contemporanea italiana. Sono presenti in sala due giurie, una tecnica e una critica. Chi compone la prima? Responsabile della Scuola Musicale Centallese Associazione Pentagramma, Sveva Martin. Chitarrista del gruppo rock centallese Dose of the Stellar, Edoardo Munari. Cantante soprano, docente di canto e vocalist della Eglis Italian Pink Floyd Tribute Band, Claudia Paradiso. Si occupa di service audio per diversi gruppi musicali e vocali, tra cui Domino Vocal Group, Voxes, di Rotta su Cuneo e cura anche il Festival Fossanese Vocalmente, Alessandro Elia. Per la giuria critica abbiamo in sala il giornalista della Fedeltà Fabrizio Bonaldo. La giornalista della Stampa Erika Giraudo. Dei cantanti, una sull'interpretazione del brano, l'altra sulla difficoltà del brano. La serata è ricca di impegni, quindi non perdiamo tempo in parole, entriamo nel vivo del festival e presentiamo il primo cantante. La prima cantante vive ad Asti, è originaria di Roatra Chiusani, ha 31 anni, è la voce femminile del gruppo rock Free Band e si ci presenta Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini. Ecco a voi Anna Revello.
Thank you.
guardarlo in faccia e farlo assaporare un po' di vino e un po' di mangiare. Posso io, povero
di Savigliano, ha 41 anni, canta nelle Angels Group, ha studiato canto jazz al Conservatorio Guidini di Cuneo. Questa sera canta per noi Volami nel cuore, cantata da Mina nel 1996. Ida Postolo! Volando io
Grazie Samuel. Molto bene. Finita la prima sessione di cantanti, mentre la giuria si aggiorna per le prime votazioni, ne approfittiamo per ringraziare Loris per la parte fotografica, Andrea Rabbia e lo staff deluxe per suoni e luci, Andrea Costamagna per le riprese video. Il filmato del festival verrà pubblicato tra qualche giorno sul canale YouTube di Radio Centallo. Per chi si è perso quello dell'anno scorso, c'è e lo potete vedere. Radio Centallo già dal 2012 premia un centallese per meriti culturali, sportivi o sociali. Tutti gli utenti iscritti al nostro gruppo Facebook hanno avuto la possibilità di votare il preferito da una lista di persone da loro stessi creata, unitamente al nostro staff. Oltre ai premi per le prime tre posizioni, abbiamo voluto aggiungere un premio speciale Under 18, indicato questa volta dal solo direttivo dell'associazione. Per la premiazione invitiamo sul palco il centallese della scorsa edizione, Aldo Mariano. Ciao Aldo. Vuoi dirci qualcosa? Come no? La risposta mi è finita. Questo te lo lascio, sono due. E quindi facciamo. E ora facciamo salire sul palco i vincitori. Il premio speciale Under 18, Chiara Modrone. Quindi grazie a tutti.
negli anni. Il premio, messo in palio dal negozio di lingua per un valore di 50 euro, è stato devoluto in beneficenza alle scuole di San Biagio e Roata Chiusani, per decisioni degli stessi militari. Grazie per il gesto. Se la meritano i miei collaboratori, che tutti i giorni stanno insieme a me, lavorano, condividono le gioie e le sofferenze, quindi e i colleghi che lavorano con me. Grazie. È il momento della seconda classificata, Romina Torta. Ecco la motivazione per essere stata 3 mesi in Sierra Leone con Emergency, sfidando l'Ebola, decidendo di donare tempo e competenza al prossimo. Complimenti, Romina. Vince un buono del valore di 50 euro messo a disposizione dell'oreficeria Bressi. Tanti e sono contenta di esserci andata e questa volta ho scelto di accettare semplicemente una richiesta d'aiuto, non ho fatto niente di strano. E niente, in tutto questo ringrazio la mia famiglia perché tutte le volte che parte muore di crepa cuore. Grazie di tutto e grazie che mi hanno dato. E passiamo al primo classificato. Come vai? Via, tocca a te. Grazie. No, Aldo rimani. Arriva il tuo momento. Se vuoi scappare. Eccoci qua, quel vincitore della scorsa edizione e il nuovo vincitore. Un applauso a Claudio Raggia. È stato votato dal 40%. La motivazione? Per aver conquistato tutti con la sua esperienza di vita, fatta di coraggio e speranza, e per quella che lui chiama la tangoterapia. Claudio infatti combatte il Parkinson da anni a passo di tango, grazie anche al supporto della moglie Ivana. Complimenti! Vinci un'elegante cena per 2 persone messa a disposizione dello Shirley Pub. Un applauso a Ivana che la moglie. Volete dire qualcosa? Sì, posso dire? Certo. No, no, meglio di no. Comunque niente, ringrazio tutti coloro che mi hanno scelto, ma penso che il premio è una cosa, la vittoria è un'altra. La vittoria la condivido con tutti i candidati perché secondo me quella è la vera vittoria. Perché siamo stati scelti, perché qualcosa abbiamo suscitato in voi. Questa è la vittoria più grande. Grazie. Invitiamo il nostro ospite stesso, sua moglie la tenga.
festival, ma lascio la parola alla meravigliosa Federica. Riprendiamo con la seconda serie di canzoni. Di Busca ha 27 anni, canta da sempre e attualmente si esibisce in duo country rock con il suo compagno. Si presenta con All'alba sorgerò di Serena Montieri, brano del 2013. Ecco a voi Arianna Rinaudo. Thank you.
Pantigliana, di Centallo, ha 45 anni, canta da 13 anni nel coro parrocchiale di Centallo e da 5 anni frequenta un corso di canto moderno al Barravale di Fossano. Canterà per noi Solo come tu mi vuoi di Mina, nella versione di Irene Grandi. Diamo il benvenuto a Vilma Beltramo! Thank you.
questo non c'è, hai mandato solo me, solo me, solo me, solo me, solo me. Grazie. Grazie. E siamo all'undicesimo cantante in gara. Di San Vittore, ha 23 anni, suona la chitarra, si occupa della cantoria e sta frequentando un corso di gospel a Cuneo. Questa sera canterà per noi Una poesia anche per te di Elisa, brano del 2005. Serena Gastaldi! Thank you.
serie. Di Fossano, ha 27 anni, canta da quando aveva 12 anni nei cori giovanili. Attualmente studia alla Fondazione Fossano Musica. La ricordiamo bene perché ha vinto la prima edizione del nostro festival. Questa sera ci presenterà Ti Sento, dei Maria Bazar, brano del 1985. Canta per noi Cinzia Reinaud. Thank you.
Buonasera a tutti. Innanzitutto un grazie all'Antiocentallo e a tutti gli organizzatori per averci concesso questo spazio, del quale noi vogliamo approfittare per raccontarvi brevemente la nostra storia. Il coro nasce da un'idea del maestro Antonio Bertola, ex professionista del coro del Regio di Torino. Il maestro Bertola dirige il coro per 10 anni, poi la direzione passa al maestro Svevar Martin, la vediamo anche qua tra poco poi. Il coro è accompagnato al pianoforte dal maestro Federico Galvagno, anche lui professionista diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Musicale di Cuneo. Il repertorio è tratto dal ricco patrimonio della tradizione operistica italiana ed estera. Il nostro obiettivo è contribuire a divulgare e a far conoscere la cultura musicale con specifico riferimento al canto lirico corale. Il nome Ensemble Checco Bossi è stato dato, lo dico perché a volte ci sono state delle allusioni, Bossi, è stato dato dal maestro Bertola, il quale ha voluto dedicare il coro al suo amico Francesco Bossi, Checco per gli amici appunto, titolare della rinomata fabbrica di organi da chiesa centallese. Quest'anno ricorre il 20° anno del nostro primo timido concerto eseguito nel 1996. E proprio per festeggiare questo importante compleanno abbiamo pensato di eseguire un'opera completa, che sarà l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, una delle poche opere che non finisce in tragedia, una volta tante. Infatti questa è un'opera buffa che farà sicuramente divertire e sorridere. Avremo l'accompagnamento non solo del nostro pianista, ma anche di un'orchestra diretta dal maestro Paolo Fiammingo, che è direttore di scena all'Arena di Verona. Colgo ancora questa occasione per fare un breve invito a chiunque abbia passione per il canto e abbia voglia e curiosità di provare a cantare questo genere di musica. Provare non costa nulla, non sono necessarie doti vocali particolari, l'unico elemento indispensabile è la buona volontà. Il coro prova ogni martedì sera alle 21, dalle 21 alle 23 nella sede gentilmente concessa dal comune, che è in via San Michele qua a Centauro. Per contattarci, se qualcuno ha idea, troverete dei pieghevoli all'uscita della sala. Tra poco vi daremo appunto un saggio dell'opera Elisir d'amore di Donizetti. Grazie. L'ensemble lirico Checco Bossi vi presenta da L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, Saria Possibile, mezzo soprano solista Angelica Quaglia. A seguire, udite udite o rustici, basso solista Bruno Pestarino, al pianoforte il maestro Federico Galvagno. Dirige Sveva Martin. Thank you.
suppongo e immagino che mal di me sappiate. Io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclama e i portenti infiniti
Complimenti, bravissimi a tutti, un altro applauso. Stavo guardando, me l'hai arrotolata di piedi. E riprendiamo con l'ultima serie di canzoni, col balletto nuovo. Bravo. Sull'X, perfetto. Ottimo lavoro. Eddie Busca, a 52 anni, adora camminare e cantare. Si presenta con Il cerchio della vita di Ivana Spagna, brano del 1994. Presente come colonna sonora del Re Leone. Ecco a voi, Carla Verdaina! Bisogno se vuoi restare, porterei
cantante in gara. Ha 20 anni e arriva da Fossano. E la famiglia a regalarle la passione per la musica. Canta nel coro femminile Armonia. Stasera porta un brano del 2015 di Chiara. Straordinario. Ecco a voi Letizia Mazzucco. Thank you.
Centallo, a 20 anni, ha studiato 5 anni al Baravalle di Fossano e canta in due gruppi. Questa sera porterà Fuoco e Cenere di Micaela. Canterà per noi Veronica Taglione. Thank you.
e dicendario, canta per il coro parrocchiale. Il suo obiettivo è trasmettere emozioni attraverso la musica. Questa sera presenterà Quello che le donne non dicono, per fortuna, di Fiorella Mannoia. Canta per noi Marisa Bussino. Una formazione vocale che riunisce due realtà musicali centallesi.
è formata da 4 coristi che hanno studiato canto presso la Scuola di Musica Pentagramma di Centallo. Una dimostrazione del fatto che la scuola di musica è rivolta non solamente ai bambini e ragazzi, ma anche agli adulti. Del celebre quartetto Cetra, Però mi vuole bene, dedicato a tutti gli innamorati, soprano Liliana Belfiore, contralto Liliana Giraudo, tenore Livio Giacoma, basso Gianni Giraudo, al pianoforte il maestro Federico Galvagno, dirige il quartetto Sveva Martin. Cosa
Così non sono da solo, perché qui si... mi emoziono, cioè, perché si hanno emozionato con me. Commosso. Comunque, niente, il mio non è una predica da 40 minuti di predica. Comunque, stringiamo di più. Stringiamo. E niente, era soltanto un appello... Era soltanto un appello così per dirvi che la vita è bellissima, fate scivolo. La vita è bellissima, bisogna viverla con emozioni, con l'improvvisazione. Mi hanno chiesto, vieni lì a dire qualcosa. Bello. Non so da che parte attaccare, comunque. La vita è un regalo che ci viene offerto, non con il nastrino ben legato, comunque la vita è troppo breve, quindi non sprechiamola a perdere tempo. Cerchiamo di viverla in allegria. Chi mi conosce lo sa che quando parlo serio mi scappa da ridere, immaginate se facessi il comico, ma sapevo che finirebbe. E un appello a tutte queste persone che hanno avuto un po' di problemini a metà vita, strano che sia a metà vita, proprio così. Per metà vita hanno avuto qualche problemino, abbiamo avuto questo culminante momento di fortuna e ce l'abbiamo fatta a uscire fuori. Ho ricevuto come una spada di Damocle in testa, quando mi hanno detto vai a Parkinson, non so neanche cosa fosse. Poi ho capito che sono quelli lì che tremano, è ancora diversa la cosa. Dopo un momento di normale crisi così sono uscito grazie anche alla famiglia, perché alla fine la famiglia è quella che ti tiene su, perché senza famiglia... La famiglia bella o brutta, famosa o non famosa, strana o non strana, è sempre la tua famiglia, che sia come Dio te l'ha creata, come te la sei forzata, comunque è sempre la tua famiglia, quella non si cambia e bisogna amarla. Amarla anche come il mio caregiver, dov'è? Il mio caregiver, il caregiver si dice... Caregiver vuol dire chi ti sta vicino. Chi ti sta vicino, io vedo queste convegni e riunioni che facciamo in parkinsoniani, oh sì, caregiver, oh, meno male che c'è loro perché mi stirano la roba, mi lavano le mutande, tutto, alla fine li scambiano per o stirello o le lavatrici. Non so, la cosa diversa è che bisogna volere bene i nostri caregiver, uomini o donne che siano, perché comunque sono loro che ci aiutano ad andare avanti, ma non perché sono delle lavatrici, ma per onorare a madre per la scelta che hanno fatto loro di stare vicino a noi. Ma basta cambiare mano e per affrontarsi molto e mi sembra che vada meglio così. Comunque, a parte scherzi, adesso lo smetto, altrimenti poi finisce che mi sono veramente. Comunque, l'appello, noi abbiamo... Noi abbiamo fatto questo congresso il 16 di gennaio con la collaborazione del Consorzio Socioassistenziale, dove abbiamo organizzato abbiamo organizzato degli incontri di auto mutuo soccorso. No, appunto, dove per cercare di dare sollievo anche alle persone che sono vicino a chi ha problemi di Parkinson, problemi neurologici. Ecco, quello. Comunque niente, adesso faccio serio, vi lascio che guardate degli altri, sono più seri di noi. Comunque, abbiamo aperto questo auto molto soccorso, che sirena, comunque. E inizieremo fra 15 giorni anche un corso di, diciamo, tango terapia, anche se è molto discutibile dire terapia, comunque questa, il tango come riabilitazione alla malattia del morbo di Parkinson. E lo faremo a giugno, poi lo abbiamo organizzato oggi, non sapremo cosa dirvi come, quando, perché comunque inizia fra 15 giorni. So che ci sono persone di Centauro che vorrebbero collaborare. Noi la accogliamo molto volentieri, cerchiamo anche, ne ho visto una di prima che mi ha dato sua adesione, dove adesso ne farò io. Comunque, perché abbiamo anche bisogno di persone, tra virgolette, normali, perché per non ghettizzare, non fare solo per i parkinsoniani, perché
sembra di mettere una recensione attorno, non è il periodo di fare né mura né niente, è soltanto per far integrare meglio nella realtà di tutti i giorni, quindi abbiamo bisogno che i professionali siano come le persone normali se, che stanno meglio, però è studiato, mi piace. Ciao a tutti. Avete ragione.
La vincitrice della seconda edizione del nostro festival è Il Apostolo. Prima di congedarci da voi,
facciamo salire sul palco tutti gli altri componenti di Radio Centallo: Alessandro, Paolo, Veronica, Donatella, Gianni, Andrea, Loris, Cesa e Roberta Più, come la mia madre. Partecipato così numerosi, vi auguriamo una buona notte e vi aspettiamo il prossimo anno. Grazie a tutti.